Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di tutte le saghe che ho finito nel 2022. Una cosa che mi piace tantissimo del fare questo video è che mi permette di rendermi conto di effettivamente quante saghe ho finito, perché ne leggo tantissime. Quest'anno ne ho letta una in più dell'anno scorso, quindi di questo sono molto soddisfatta, anche se una praticamente mi mancava solo l'ultimo volume, quindi sicuramente era più facile. Il punto di questo video è dare una breve opinione sulla saga che ho letto per capire se vale la pena imbarcarsi in questa avventura oppure no. Non ho contato saghe di cui mi sono messa in pari, quindi per esempio è uscito uno o due volumi e ne manca uno, quelle non le ho contate, le saghe in cui mi sono messa in pari, ma ho contato semplicemente saghe che ho letto dall'inizio alla fine. Ho detto saghe 150 volte, direi che è il momento di iniziare questo video. Andrò in ordine cronologico, quindi con la prima trilogia che ho finito, che è quella del Re delle Cicatrici di Leigh Bardugo, composta da Il Re delle Cicatrici, primo volume, e da La Legge dei Lupi, secondo e ultimo volume. Diciamo che non partiamo benissimo, perché se avete visto il mio video dei flop dell'anno, riconoscerete La Legge dei Lupi. Diciamo che per prendere la punta di diamante della saga di Tenebre e Ossa e trasformarla in questa roba ci vuole talento. Il secondo libro è il migliore tra i peggiori, perché comunque questo primo volume è leggermente meglio, ma purtroppo per Leigh Bardugo da lei mi aspetto un certo standard. Il Re delle Cicatrici tanto tanto è ancora accettabile. Posso passare sopra delle scelte un po' pigre, a una trama pressoché inesistente, a dei goffi tentativi di fare una rappresentazione di salute mentale e anche a dei personaggi relativamente snaturati, tutto perché comunque questo libro doveva mettere le basi per il secondo, quindi non si può rimanere uguali a come si è entrati, quindi su tante cose magari avevo chiuso un occhio. Però il secondo diventa il delirio più totale, disfa parti importanti del sistema magico, ci sono secondo me delle aggiunte fatte per portare i libri in linea con la serie TV, espedienti di trama che per me non stanno né in cielo né in terra, ce n'è uno alla fine che è proprio fuori di testa per quanto non ha senso. Però purtroppo l'unico modo che ho, che mi viene in mente per descrivere questa trilogia, è un'enorme occasione sprecata. Poteva veramente essere forse la più forte del Grishaverse, la più solida, e invece ci siamo trovati questa roba qui. Mi ha veramente lasciato l'amaro in bocca, un vero peccato. E adesso spero che Leigh Bardugo si concentri sulla trilogia di Alex Stern e lasci, in trilogia penso sia, non lo so, e lasci perdere il Grishaverse per un po', cioè deve un attimo allontanarsi, deve prendere le distanze da questi personaggi e questo mondo che ha scritto, perché secondo me si sta un po' incartando. Due velocissime parole su Steam Sailors, di cui ho letto il terzo volume. Questa è una saga fantasy steampunk francese, molto poco conosciuta, non tradotta in italiano, quindi proprio due parole per dire che almeno sono riuscita a finirla. Mi mancava appunto solo questo terzo volume, l'Heliotrope, primo volume, e Les Alchimistes li avevo letto entrambi verso la fine del 2021. Lui però, Le Passeurs d'Âme, terzo volume, era uscito a novembre, quindi non ero proprio riuscita a infilarlo nelle mie letture del 2021. Ci troviamo in un mondo che ricorda un po' quello dell'Attraverso Specchi, infatti il mondo, il pianeta Terra, è scoppiato in mille pezzi. E il primo volume parte raccontando la storia di Prudence, una ragazza del Bas Monde, che viene rapita dall'equipaggio di pirati dell'Heliotrope, che è un dirigibile, una nave pirata che vola, penso sia un dirigibile, e viene, diciamo, reclutata come curatrice. È appunto una saga per ragazzi sui pirati, molto molto carina, molto avventurosa, e all'interno c'è proprio uno dei miei trope preferiti, che è la found family, proprio perché questo equipaggio di pirati piano piano raccoglie persone, quindi pezzi di questa famiglia che man mano diventano sempre più uniti e saranno una vera e propria famiglia. Io appunto mi sono affezionata a tutti i personaggi, devo dire un po' mi è dispiaciuto lasciarli in queste pagine, e mi sono emozionata più volte per comunque la fine del loro percorso, almeno quello che noi vediamo, proprio perché secondo me sono ben costruiti, sfaccettati, hanno un bell'arco di crescita rispetto appunto a come li conosciamo, e le relazioni tra di loro non sono neanche così scontate, quindi in più punti mi sono trovata piacevolmente sorpresa. Appunto, come ho detto, avevo iniziato a leggerla perché mi ricordava un po' l'Attraverso Specchi, e io è da quando ho chiuso l'ultimo volume che sto cercando un mondo originale come quello,
e devo dire questo mi ha parzialmente soddisfatta, ma in parte mi ha ricordato anche l'Isola del Tesoro, il cartone della Disney. Quindi se leggete in francese e vi attirano questi elementi, secondo me è un ottimo debutto, una saga molto molto carina, e se questa autrice dovesse scrivere altro penso che potrei leggerlo perché vedo veramente del potenziale. Ho poi finito la trilogia della Notte d'Inverno di Catherine Harden, nota ai più magari come la trilogia dell'Orso e l'Usignolo, composta appunto dall'Orso e l'Usignolo, La ragazza nella torre e L'inverno della strega. Basata sul folklore russo, questa saga racconta la storia di Vasya, una ragazza che rimane orfana da bambina, noi la seguiamo quando è appunto ragazza, e da quando è piccola viene diciamo preparata per diventare la sposa perfetta oppure andare in convento. A fare questo è la matrigna, che allo stesso tempo le veda anche di eseguire tutti i rituali che era abituata a fare. E quando cominciano a accadere cose strane nel villaggio, Vasya si rende conto che non erano semplici rituali, ma avevano un peso ben più importante. È una saga che sicuramente si prende il suo tempo per raccontarti la storia. Infatti, soprattutto sul primo volume, la trama prende veramente il via solo sul finale. Prepara il terreno, l'ambientazione, con estrema calma e con altrettanta calma prepara il terreno per quello che succederà appunto in tutto il resto della storia. Poi nel secondo libro la parte politica è sicuramente più centrale, mentre appunto il primo libro è pieno di folklore, è la parte assolutamente più centrale, e il terzo è un buon misto dei due. Infatti potrei dire che dei tre il mio preferito, quello che mi ha dato più soddisfazioni, è il terzo. Lo stile di scrittura, il tono che viene usato in tutta la saga è molto fiabesco, che non è una cosa a cui io sono abituata. Sicuramente per me è una novità, ma non è sicuramente un difetto, anzi appunto l'ha aiutato a spiccare rispetto all'altro miliardo di fantasy che ho letto quest'anno. Per me il punto forte della storia è Vasya, che è un personaggio costruito molto bene, una ragazza veramente forte, indipendente, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, che per diciamo una Russia medievale in cui è ambientata questa storia non è da dare così per scontato. E la cosa migliore è che non cade mai nello stereotipo: non sono come le altre ragazze, sono meglio perché sono così e loro fanno così. Il rapporto tra Vasya e il fratello e la sorella mi ha molto colpito, è veramente un bel rapporto tra fratelli, vederli prima bambini e poi cambiare in età adulta e rendersi conto che si è ormai adulti, quindi non ci sono più le stesse dinamiche, è stata una piacevole sorpresa. Mentre purtroppo la trama romantica non mi ha fatto impazzire, secondo me non era così necessaria, ecco. Però come dico sempre, sono io che non sono un amante della trama, della sottotrama romantica, quindi questo è un mio problema, it's a me problem. Mi sento di definirla come una saga solida e ben fatta, soprattutto il finale ha senso per i personaggi, ha senso per la storia, però purtroppo è una saga che non mi ha emozionato quanto avrei voluto. Avrei voluto che mi piacesse molto molto di più, però ecco, sono solo un po' triste perché avrei voluto veramente innamorarmi di questa storia che mi ha lasciato un po' tiepida a livello di cuore. Per me il 2022 è stato l'anno in cui ho recuperato alcune delle saghe che praticamente qualsiasi book coser su internet deve aver letto, come vedrete dopo, ma soprattutto leggendo tutta la prima saga di Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo. Questa è l'edizione che comprende tutti e 5 i libri, quindi Il Ladro dei Fulmini, Il Mare dei Mostri, La Maledizione del Titano, La Battaglia del Labirinto e Lo Scontro Finale. Incredibile che me ne sono ricordate tutti e 5 e anche in ordine. È un'edizione meravigliosa, ma è anche molto pesante, quindi l'appoggerò. Prima di un milione di saghe che fanno parte del Riordanverse, quindi del mondo creato da Rick Riordan, autore appunto di questa saga, si racconta la storia di Percy Jackson, ragazzo newyorkese di 11-12 anni che al rapimento della madre scoprirà di essere un semidio, quindi figlio di un dio greco e di una mortale. E da qui inizieranno tantissime avventure, accompagnate tutte dai suoi migliori amici, Grover e Annabeth. Credo che l'abbia letta chiunque questa saga, comunque ci ho fatto un reading vlog pieno di spoiler che vi lascio nelle schede. Ovviamente io non sono in target per questa storia, però devo dire che io mi sono proprio divertita a leggere di Percy e delle sue avventure. Mi ha ricordato i librini di mitologia greca che leggevo da bambina, appunto la mitologia è adattata in modo per me molto ingegnoso, soprattutto contando chi era il lettore ideale nella testa di Rick Riordan. E a questo proposito ho apprezzato che la lingua non venisse eccessivamente semplificata per essere più digeribile per appunto questo lettore molto giovane, anzi che appunto i ragazzi venissero trattati come persone in grado di capire un linguaggio leggermente più complicato e non come dei bambocci a cui deve essere
spiegato tutto in modo assolutamente chiaro, se no non ci arrivano. E io poi appunto l'ho letto in italiano, ma anche la traduzione in italiano evidentemente ha fatto un buon lavoro, o non lo so se è solo traduzione in italiano. Comunque il linguaggio che viene usato per me è stata una piacevole sorpresa. Anche in questo caso una serie di pura avventura e intrattenimento, se l'avessi letta da bambina appunto negli anni in cui è uscita sicuramente sarebbe una delle mie saghe preferite, una di quelle del cuore adesso. Anche perché Percy secondo me è un ottimo protagonista. Non viene idealizzato come perfetto, ha un disturbo dell'apprendimento, che poi viene spiegato con la mitologia interna della saga. È un eroe però imperfetto, che sbaglia ma impara dai suoi errori, è generoso, è altruista, è coraggioso. Durante tutto il corso della saga, crescendo lui, ma conoscendolo anche noi, si scoprono tutta una serie di dettagli che aiutano a renderlo un personaggio molto più sfaccettato e tridimensionale. Anche i rapporti di amicizia che instaura con gli altri personaggi, secondo me, sono molto molto belli da leggere, sono molto importanti da trasmettere appunto a un pubblico molto giovane. Certo, non sto parlando di libri perfetti, hanno diversi difetti di cui ho in realtà già parlato, però le trame sono abbastanza, per esempio, schematiche e a lungo andare diventano anche ripetitive. La crescita nel corso dei libri non è sempre evidente, anzi magari c'è una crescita e poi magari mi sono trovata al libro dopo che i personaggi erano quasi tornati bambini, tant'è che mi sono chiesta se avevo sbagliato l'ordine di lettura. E una cosa che ho trovato un po' frustrante è che quasi fino alla fine continuano a ricevere aiuti esterni per risolvere i loro problemi, e questa cosa appunto l'ho trovata un po' faticosa, perché vengono trattati come bambini quando in realtà dovrebbero crescere con il lettore ideale. Però tutto sommato io la considero un'ottima saga, non una di quelle che mi hanno segnato, che mi porterò avanti nella vita, però ne conservo sicuramente un buon ricordo. Io mi rendo perfettamente conto di avere un problema, perché non so quanti video ho pubblicato a gennaio, nel 90% di questi video ho nominato Rebecca Kwang, perché quest'anno ho finito anche la trilogia della Guerra dei Papaveri, composta anche da La Repubblica del Drago e La Dea in Fiamme. Non mi dilungherò proprio perché negli ultimi video, ma proprio negli ultimi mesi, non ho fatto altro che parlare di questa saga, di questa autrice. Però si tratta di un dark fantasy militare, quindi ci si concentra proprio sulla guerra, proprio a livello di strategia dura e pura, ed è ispirato alla seconda guerra sino-giapponese, e soprattutto nel primo libro si fa riferimento anche ai fatti dell'unità 731. La protagonista è Fang Runin, Rin, che per scappare a un destino di per scappare a un destino non proprio felice, studia tantissimo per passare il test di ammissione alla Sinegard, scuola militare più prestigiosa di Nikan, in cui è difficilissimo ottenere un posto, dove però i suoi problemi sicuramente non finiscono, perché continuerà a essere presa di mira dai suoi compagni per i motivi più disparati. Non è sicuramente una storia per tutti. La lista di trigger warning è lunga da qui più o meno all'equatore. È una saga violenta, cruda, sulla guerra più spietata e su quanto riesca a spezzare le persone. È una saga che non si perde in chiacchiere, che non si sbrodola in dettagli inutili. Rin è sicuramente una protagonista indimenticabile, e seguirla durante questo suo percorso di involuzione è bellissimo e terribile allo stesso tempo. Le tematiche più centrali e importanti di questa saga sono razzismo e colonialismo, affrontati da diversi punti di vista. Insomma, tutte cose che vi ho già raccontato. Adesso la smetto di parlare di questi libri, perché credo che ne abbiate fino al vomito. Però sappiate che è la mia saga fantasy preferita di quest'anno. Penso si sia guadagnata un posto nelle mie preferitissime di sempre, e ne ho parlato così tanto che tantissime persone nella mia vita vera hanno iniziato a leggerla. Livello di ossessione qua, ecco, fuori dallo schermo. Andiamo avanti. Quest'anno non ho letto una, ma ben due saghe di Cassandra Clare, a iniziare da The Infernal Devices, la saga ambientata nell'Ottocento a Londra, composta da il principe, no, composta da l'angelo, il principe e la principessa. Vi devo dire, tutto sommato, questa saga mi è piaciuta. Da Cassandra Clare io sicuramente non cerco qualità, ma intrattenimento puro, e ad eccezione del secondo libro, che è lento, un po' noioso e in realtà una copia carbone del secondo libro di The Mortal Instruments, a me questa saga è piaciuta. Mi sono affezionata praticamente a tutti i personaggi, tranne, vabbè, Will, che è Jace con i capelli scuri, che sono caratterizzati abbastanza bene. L'ambientazione secondo me si presta molto bene a questo tipo di storia, e anche la trama, devo dire, in più punti mi ha sorpresa positivamente. Mi mancano, sì, ancora due saghe,
principali in questo mondo gigantesco di Shadowhunters, però mi sento di dire con relativa tranquillità che secondo me questo è stato il picco creativo di Cassandra Clare. Perché io a un certo punto mi stavo divertendo così tanto nel leggere che sono passata sopra a dei lampanti difetti che sono innumerevoli, anche di questi c'è un reading blog pieno di spoiler che vi lascio nelle schede. L'esperienza di lettura è stata così piacevole da passare sopra alla qualità oggettiva di questa saga. Detto ciò, è chiaro che stiamo parlando di libri di intrattenimento, ci sono evidenti carenze, il secondo libro è quasi del tutto inutile, i dialoghi fanno un po' ridere perché sembrano scritti per delle persone del XXI secolo, non dell'Ottocento. Alcune delle scelte narrative sono un po' banali e prevedibili, però tutto sommato è una saga che mi ha lasciato completamente acritica e io mi sono proprio divertita a leggerla. Certo, non vi direi ad occhi chiusi leggetevela tutti, perché mi rendo conto che non è che sto consigliando alta letteratura, però se volete spegnere il cervello, io lo dico sempre, Shadowhunters per me. E ho chiuso l'anno proprio per il rotto della cuffia leggendo la seconda trilogia di The Mortal Instruments, sempre di Cassandra Clare, leggendo Città degli Angeli Caduti, Città delle Anime Perdute e Città del Fuoco Celeste. In realtà, leggendo questi tre volumi, ho anche finito tutta la saga di The Mortal Instruments, che quindi dovrebbe contare come doppia vittoria. Devo dire che l'anno scorso, quando avevo contato solo la prima trilogia di The Mortal Instruments come saga finita, mi ero sentita un po' in colpa. Alla fine della lettura, però, questo senso di colpa è completamente passato. Ci troviamo a New York nel 2007, Clary è una quindicenne che al rapimento della madre scopre di far parte del mondo degli Shadowhunters, e mi sto rendendo conto mentre lo dico che è esattamente la stessa trama di Percy Jackson. Questa trilogia riprende poco tempo dopo la fine di Città di Vetro, ultimo libro della prima trilogia di questa saga, e per me è stata una vera e propria montagna russa. Questo primo libro una tragedia totale, il secondo un minimo in risalita, ma sull'ultimo andiamo di nuovo a scendere. In questo si disfa lo status che si è creato alla fine del terzo libro e si parla solo di quanto si amino tutti tra di loro. Il secondo tutto sommato si fa leggere, anche se come per tutte le saghe, per ora ne ho lette 3 su 5, quindi insomma diciamo che per gran parte di queste saghe, se non c'è l'intervento di Magnus Bane, non andiamo da nessuna parte. E l'ultimo, c'è uno squilibrio nella distribuzione della trama, in cui per 500 pagine ci prepariamo a questa battaglia finale, che sono le ultime 200 con anche il post battaglia e l'epilogo finale, quindi non lo so, è veramente troppo sbilanciato. E mi ha fatto proprio venire il latte alle ginocchia a un certo punto, per quanto si stava allungando la broda per arrivare a quest'ultima battaglia finale, si incontrano 100 volte col cattivo e mai che si riesca a fermarlo. N'ho trovato tutta la saga poco convincente, ecco. È una saga che dovrebbe creare un collante nel mondo, cioè il perno in cui si incontrano tutte le altre saghe, però per me è proprio poco ispirata. Cioè, leggendola mi sono chiesta se effettivamente questa saga, questi tre volumi, erano stati pensati o sono stati solo frutto del successo e della voglia di continuare a esplorare in questo mondo, ma di cercare un pretesto per legare il tutto. Mi rendo conto che i primi tre libri dei Mortal Instruments erano scopiazzati a destra e a manca da Harry Potter, Star Wars, fratelli che si amano in tutte le saghe, tra l'altro questa cosa mi mette un po' di inquietudine. Cioè, in riferimento a quello che ho detto prima, io con Shadowhunters voglio divertirmi, se poi la lettura deve diventare faticosa un pochino mi fa rosicare, ecco. Tra l'altro, non lo so, anche lo stile di scrittura l'ho trovato peggiorato, ci sono continui cambi di punto di vista, come se stesse scrivendo una sceneggiatura per la televisione, cioè non un libro. È un peccato, perché appunto queste saghe proprio mi servono per rilassarmi, l'intervallo a letture un po' più dense, o comunque mi piace leggerle in periodi un po' più impegnati, e questa trilogia mi ha levato la gioia di fare anche questo. Veramente sono arrivata alla fine dell'ultimo che ero proprio insofferente, però se avessimo chiuso The Mortal Instruments con Città di Vetro non penso che nessuno avrebbe pianto. Mi si è interrotta la registrazione perché la memory card era piena, segno che ho parlato ben troppo per questo video, quindi io direi di chiuderla qui. Fatemi sapere se avete letto alcune di queste saghe, o comunque che saghe mi consigliate che avete letto nel 2022. Per il video di oggi è tutto, se vi è piaciuto ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti. E noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!